Una donna di 90 anni è morta in un incendio divampato nella propria abitazione all'undicesimo e ultimo piano di uno stabile di Via Magna Grecia a Taranto. Era in casa con un nipotino quando hanno preso fuoco alcuni cartoni. Il bimbo si è salvato, per lei non c'è stato nulla da fare. Bifest 2021, giù il sipario. L'edizione del Bari International Film Festival si congeda dal grande pubblico con il gran finale. Tra gli ospiti Micaela Ramazzotti, che si è concessa ai microfoni di Antena Sud e già strizza l'occhio al suo prossimo film. Si terrà lunedì mattina un flash mob dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno davanti al Tribunale di Bari. La nuova Gazzetta di Puglia e Basilicata sarebbe per loro un ulteriore schiaffo morale. La vecchia Gazzetta non esce dallo scorso 1° agosto e si teme per il futuro. Edizione della sera della nostra informazione regionale, ben ritrovati. Una tragedia a Taranto, una donna di 90 anni è morta nel primo pomeriggio in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento. In casa con lei c'era il nipotino che è riuscito a salvarsi. Tragedia nel primo pomeriggio di sabato a Taranto in Viale Magna Grecia in seguito ad un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento all'undicesimo ed ultimo piano di uno stabile al civico 468 ha perso la vita un'anziana donna di 86 anni, Anna Vinciguerra, ex insegnante, conosciuta ed apprezzata nel vicinato. Non sono state ancora accertate le cause che hanno provocato il rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e gli esperti della sezione scientifica. Sono stati gli inquilini del palazzo a dare l'allarme, quando però sono giunti i soccorsi dei sanitari del 118, per l'anziana donna purtroppo non c'era più nulla da fare. Stando alle prime informazioni raccolte, nell'abitazione c'era fumo, non si esclude che il decesso possa essere stato causato dalle inalazioni, sarà però l'esame del medico legale, il dottor Marco Iacobelli, a chiarire. Completamente distrutto l'attico, pare che le fiamme si siano rapidamente propagate, sorprendendo l'anziana che riposava. Per motivi di sicurezza, durante l'intervento dei soccorritori, lo stabile è stato fatto evacuare. Al momento dell'incendio, sviluppatosi poco prima delle 14 in casa c'era anche un'altra persona rimasta incolume. I vigili del fuoco, intervenuti con 3 mezzi ed un autobotte, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. Il traffico nell'ultimo tratto di Viale Magna Grecia è stato interrotto per diverso tempo. Il 3 ottobre del 2011 a Barletta si consumava una tragedia, il crollo di una palazzina che causò 5 vittime, 4 operaie ed una 14enne. Da allora, denuncia la CGIL BAT, non sono stati fatti passi in avanti. Ricorre in questa domenica il 10° anniversario del crollo della palazzina di Via Roma a Barletta, nel quale morirono 4 operaie e una ragazzina di 14 anni, figlia del loro datore di lavoro. Il segretario generale della CGIL BAT, Biagio D'Alberto, denuncia che in 10 anni non sono stati fatti passi in avanti, anzi, forse in alcune situazioni è stato fatto addirittura qualche passo indietro, e annuncia: non è più il tempo degli appelli, in questo momento non vediamo nessuna prospettiva e ciò rischia solo di creare ulteriori lutti. D'Alberto ricorda infatti che stiamo proprio in questi giorni assistendo ad un bollettino quotidiano di morti bianche, in meno di una settimana 14 in Italia, 2 delle quali avvenute anche in Puglia, una recrudescenza della mortalità, commenta, che per certi versi suona come uno schiaffo, soprattutto in giornate dedicate alla commemorazione. Gli infortuni e i decessi, invece di diminuire, crescono. L'appello di D'Alberto è che anche nella BAT ci sia un ispettorato provinciale del lavoro, visto che il Premier Draghi, come annunciato, si sta muovendo per l'assunzione di 2309 nuovi ispettori. La palazzina di Via Roma crollò, secondo quanto emerso dall'inchiesta giudiziaria, a causa dei lavori di demolizione di un edificio adiacente. Colpi di pistola contro 2 attività commerciali è successo nella notte a Veglie, nel Salento, indagano i carabinieri. Misteriosi atti intimidatori nella notte in Salento, precisamente a Veglie, 2 le attività prese di mira da ignoti che hanno premuto il grilletto. I proiettili esplosi da una pistola sono andati a confincarsi sulla serranda dell'attività commerciale Albano Elettrodomestici, situata al civico 98 di via Santo Spirito. A fare la mara scoperta il titolare del negozio e l'orario di apertura. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sempre nella notte, potrebbe essere stata sempre la stessa mano, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro la vetrata della Rizzo Automobili, concessionaria di auto che si trova in via Salice. Almeno 3 colpi esplosi. Le 2 attività prese di mira distano almeno 1,5 km. Potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio a scopo estorsivo. Dietro potrebbe esserci l'ombra del racket, ma spetterà ai carabinieri del posto, unitamente ai colleghi della compagnia di campi salentina, fare luce su quanto accaduto.
Un gruppo di 20 migranti è stato soccorso nella tarda serata di ieri al largo del Capo di Leuca da mezzi navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Sono stati gli stessi migranti a dare l'allarme chiamando il 112. Sentiamo. Ancora sbarchi in Salento. Con il cambio di temperatura sembravano essere cessati i viaggi della speranza. L'ultimo sbarco risale a 2 settimane fa. In quella circostanza ne arrivarono ben 63 stipati su un veliero e soccorsi a Lido Marini, Marina di Ugento. Lo sbarco della scorsa notte invece è avvenuto nel porto di Santa Maria di Leuca, Marina di Castrignano del Capo, dopo che le motovedette della Capitaneria di Porto di Gallipoli e della Guardia di Finanza hanno intercettato un piccolo battello alla deriva in mare aperto. A bordo 20 stranieri, tutti giovani uomini iraniani e di etnia curda, fra loro anche un minore. Ad attenderli al porto gli operatori della Croce Rossa Italiana che hanno rifocillato il gruppo. Tutti sono stati trovati in buone condizioni di salute e sono stati trasferiti presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, dove sono stati sottoposti a tampone. Mentre prosegue il lavoro delle forze dell'ordine per l'identificazione, nessuna traccia invece degli autori della traversata. Gli scafisti potrebbero essersi allontanati con una piccola imbarcazione, lasciando i migranti in balia delle acque. E adesso parliamo del B-Fest, una manifestazione che è giunta al finale. Giù il sipario dunque, l'edizione del Bari International Film Festival si congeda dal grande pubblico con il gran finale. Tra gli ospiti Micaela Ramazzotti, che si è concessa ai microfoni di Antenna Sud e già strizza l'occhio al suo prossimo film. Segno assolutamente positivo per la 12ª edizione del B-Fest che, nonostante la pandemia e i posti contingentati nei teatri e i fondi dimezzati, ha ottenuto un ottimo riscontro. Nella 8 giorni si sono susseguiti nel miglio dei teatri di Bari, tra Piccini, Petruzzelli, Margherita e Kursaal, artisti nazionali ed internazionali. E si pensa già alla prossima edizione, che si terrà dal 26 marzo al 2 aprile con un grande tributo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Le battute finali del Festival 2021 così hanno visto la giuria internazionale aggiudicare il premio per la miglior regia a Vincent Laporte per il film Bruno Reidal, miglior attrice protagonista Charlotte Rampling per Juniper e miglior attore protagonista Timothy Spall. La giuria del pubblico invece ha premiato Lucia Sardo per Sulla giostra e Gianfelice Imparato e Viviana Calò per Querido Fidel. In chiusura il premio Fellini per l'eccellenza cinematografica. Micaela Ramazzotti. Sono molto onorata, molto emozionata per questo premio. Io veramente ringrazio Felice, ringrazio il B-Fest, ringrazio tutti voi per questa organizzazione, anche per l'emozione che mi darà salire su il palco, sul Petruzzelli, quello straordinario teatro, e dove sono stati lì quei due geni che interpretavano gli attori squattrinati e commoventi in polvere di stelle, Mimmo e Dea Adami, che per me è una pillola del buon umore quel film. Sono gli amici che ho sempre sognato quando vedo Monica Vitti e Alberto Sordi, quindi sapere che su quello stesso palco ci sono saliti loro e l'altro giorno Helen Mirren, insomma l'emozione sale ancora di più. Sono tantissimi i film che lei ha fatto, una filmografia infinita quasi, tantissimi anche i registi, da Muccino a Pupi Avati, lo stesso Virzì, l'Archibugi. C'è un film che però tra tutti questi le è rimasto più nel cuore? Questa è una domanda difficile. Quello che verrà. Vaccini, Taranto sul podio nazionale delle somministrazioni ai cittadini stranieri senza prenotazione. Dal 26 agosto raggiunte oltre 5.000 unità secondo i numeri dell'azienda sanitaria locale. Ci troviamo all'interno dell'arsenale militare di Taranto, un centro vaccinazioni che, pensate, nelle ultime 4 settimane ha vaccinato oltre 6.000 cittadini stranieri di 30 nazioni. Insomma, un dato importante che piazza Taranto sul podio in Italia. Certo, la campagna vaccinale nei confronti degli stranieri è stata avviata poco più di un mese fa da questa ASL in tutti gli hub vaccinali principali, quindi Arsenale, Svam, Massafra, Martina, Ginosa, ma anche Grottaglia e Manduria.
Certo, questo hub ha avuto la peculiarità, grazie alla collaborazione con la Marina Militare e la Protezione Civile, di accogliere una gran parte di loro. Hanno avuto la possibilità di accesso libero, soprattutto nelle fasce pomeridiane. Si tratta principalmente di soggetti sani, di età inferiore ai 60 anni. Abbiamo accolto anche oltre 40 marittimi di navi ormeggiate presso il porto di Taranto, e quindi grazie alla collaborazione con le associazioni e l'hub arsenale sono stati vaccinati anche loro. Il tutto rientra nell'ambito del progetto Fari. È condiviso con le ASL di Brindisi e di Lecce, che da 3 anni si occupa di diverse iniziative in favore della salute dei migranti, del miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da parte degli stranieri. Sono stati per esempio assunti per un periodo di tempo limitato 15 mediatori linguistici interculturali. E adesso chiudiamo con il consueto bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore. Sono stati 138 nuovi casi registrati, 14.228 i test giornalieri, purtroppo una persona ha perso la vita, 2.566 persone sono attualmente positive nella nostra regione, 143 ricoverate in area non critica, 15 le persone ricoverate ancora in terapia intensiva. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tra poco per quella provinciale.